Tirocini retribuiti per gli studenti dell'Università Vanvitelli. E questo è il frutto del progetto New Pro, portato avanti insieme alla Regione Campania e alla Fondazione Emblema, e che vedrà gli studenti di Sefra Scuole e Dipartimenti poter svolgere tirocini nell'ambito delle libere professioni, quali ingegnere, architetto, avvocato, notaio, ostetrico, commercialista, farmacista e fisico. Per coloro che sono iscritti agli ultimi 2 anni di corsi, un'età di massimo 26 anni e una media ponderata di 26. Ascoltiamo l'assessore alla formazione e alle pari opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani. Per la prima volta la Regione ha voluto investire un pezzo importante anche di risorse, perché si tratta di 17 milioni di euro a disposizione dei professionisti. E questo che oggi presentiamo è l'attuazione di un progetto anche innovativo nella sua realizzazione, perché parliamo di giovani che possono avvicinarsi al mondo delle professioni in un progetto che ci sembrava quasi un'alternanza università-lavoro. Aver coinvolto appunto 1,5 milioni di risorse e ben 7 progetti dedicati all'università è un altro investimento importante, e quello che presentiamo oggi nello specifico con l'Università Vanvitelli vede coinvolti anche tanti ordini professionali, quindi un'opportunità importante per i nostri giovani. Intervenuto Giuseppe Paolisso, rettore dell'Università Vanvitelli. Prima si pensava a un'università che dovesse pensare anche al territorio, oggi si chiama università imprenditoriale, e cioè un'università che deve pensare non al territorio ma a far crescere il territorio, e questa è una grande opportunità che noi diamo agli studenti. Ringraziamo l'azienda che ha questo partenariato con noi, è un'opportunità per gli studenti, i quali hanno la possibilità di capire meglio il mondo del lavoro, di introdursi meglio nel mondo del lavoro, ma in qualche modo di avere un legame che poi può diventare più stabile. È quello che noi stiamo cercando di fare in diversi ambiti della cultura, ed è sicuramente un'opportunità che noi vogliamo dare ed estendere a tutti gli studenti del territorio napoletano e casertano, perché questo è un modo di crescere ma anche poi di trovare uno sbocco lavorativo nel futuro. Ascoltiamo Tommaso Aiello, direttore generale della Fondazione Emblema. In realtà siamo molto contenti che l'università abbia voluto dialogare con noi per puntare tantissimo sulla fase di orientamento, che crediamo sia l'attività più importante, perché garantiremo che i ragazzi che poi saranno inseriti nelle libere professioni e nelle strutture ospitanti abbiano fatto prima un percorso per cui siano effettivamente indirizzati e interessati alla libera professione, e di conseguenza possa aumentare la possibilità di inserimento, di stabilizzazione professionale al termine degli studi.